1 febbraio 2020 in diretta dal Lago della Lacina sullo sfondo feci di lupo. Come potete vedere sono nere perché il lupo ha predato il cinghiale. Casomai fossero state bianche, invece era ovini, insomma, animali, insomma, da fattoria, ecco. Ci avviciniamo, vedete, sono pelose, lunghe e nere, ma soprattutto pelose perché il lupo ingoia le prede con tutto il pelo. Il lupo dovete sapere che non è stupido, anzi è molto intelligente, più intelligente di un cane, quindi se ci mettessimo a ululare noi o se registrassimo il nostro verso, no, fatto con la bocca, il lupo non abboccherebbe. Quindi per far sì che magari si possano incontrare dei lupi bisogna avere molta pazienza, bisogna ovviamente seguire le pedate, le impronte, le feci e capire se in una determinata zona c'è il branco ed è stabile. Oggi vi farò vedere una nuova tecnica per attirare i lupi. Ovviamente con questa tecnica non è che i lupi ululano e rispondono a noi, però è un modo anche per attirarli. Si registra su un semplice megafono il verso di un agnello, perché l'agnello dovete sapere che è una delle prelibatezze del lupo. Quindi se un lupo affamato si trova in zona e dovesse sentire un belare costantemente, per un periodo di magari 10-15 minuti, potrebbe essere attratto. Ascoltiamo un po', schiacciamo play. Fa anche eco. In questo caso, se ci fosse un lupo nei paraggi, potrebbe pensare che c'è un agnello smarrito e venirlo a mangiare, a predare. Adesso ci spostiamo in un'altra zona, sempre del lago Lacina, alla ricerca di feci e di impronte. Un saluto a tutti da Gigi J. Adesso riproviamo a far echeggiare il suono dell'agnello sulle sponde del lago Lacina. Ed ecco in diretta una pedata di lupo. Come potete vedere, diciamo è una femmina. Non è una pedata grandissima, ma è una femmina. E seguendo le impronte di un lupo, siamo arrivati, come potete vedere, a un fiumiciattolo. Guardate che meraviglia. Vedete? Ovviamente è difficile poi nel fiume trovare le impronte del lupo perché l'acqua se le porta via. Però se siamo arrivati qua un motivo ci sarà, vuol dire che il lupo è andato dall'altro lato. Adesso non avendo gli stivali non possiamo attraversarlo. Ci ritorneremo e sicuramente dall'altro lato troveremo le sue tracce. Non ci crederete, ma si sente l'ululato del lupo. Shh. Sentite? Lo sentite? È proprio l'ululato di un lupo. Che strano però. Io oggi non ho ululato il lupo. Ha risposto al belare di un agnello. Molto strana sta cosa. In primavera e in inverno, lo sfondo che state guardando di queste meravigliose montagne intorno al lago della Lacina diventano variopinte. Alberi che seccano e alberi sempreverdi. In estate invece è un tutt'uno di verdi chiari e verdi scuri. L'unica cosa che non mi piace quando vengo al lago della Lacina sono le felci, come potete vedere, secche.
Poi però tutto il resto è molto molto affascinante. 1 febbraio 2020 con GIJ ancora da questo meraviglioso luogo, che meno male ragazzi che non hanno costruito alberghi intorno, sennò qua di lupi non ce n'era neanche uno. Ci rivediamo, ci ribecchiamo sia in diretta live dal profilo Facebook di GIJ e sia con altri video del sottoscritto su questa meravigliosa natura mozzafiato. Fate bravi ragazzi, ciao!